Come ottenere ciò che si vuole usando solo le parole? Più di 2000 anni fa, Aristotele cercò di rispondere a questa domanda scrivendo un trattato sulla retorica. Secondo Aristotele, la retorica è l'arte di individuare gli strumenti disponibili per persuadere. Egli si concentrò prevalentemente sui discorsi, che analizzò e organizzò in tre categorie. Nel mondo antico, l'oratoria giudiziaria era quella degli avvocati, delle cause nei tribunali. E in questo genere oratorio l'oratore quindi si poneva come difensore oppure come accusatore. C'era l'oratoria cosiddetta epidittica o celebrativa, in cui rientravano gli elogi, le laudaciones funebres, le commemorazioni e poi in età imperiale i panegirici. Più famoso è il panegirico di Traiano scritto da Plinio il Giovane. Ma è attraverso la retorica deliberativa che si può cambiare il mondo, perché essa guarda al futuro, non al passato né al presente. È la retorica dei politici che discutono una nuova legge immaginandone gli effetti, come quando negli anni 80 del secolo scorso il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan cercò di mettere in guardia gli americani sull'introduzione di Medicare, che a suo dire avrebbe portato a un futuro socialista in cui avremmo raccontato ai figli e ai figli dei nostri figli com'era una volta in America, quando gli uomini erano liberi. Ma è anche la retorica degli attivisti che spingono per il cambiamento, come Martin Luther King, che sognava che un giorno i suoi figli sarebbero vissuti in una nazione dove non sarebbero stati giudicati dal colore della loro pelle, ma dalla loro individualità e personalità. In entrambi i casi, gli oratori presentano al pubblico un futuro possibile e cercano di ottenere il consenso per scongiurarlo oppure per fare in modo che si realizzi. Abbiamo poi l'oratoria deliberativa, che era quella propriamente politica, erano quei discorsi che erano rivolti al Senato, anche al popolo, e che cercavano appunto di convincere affinché si prendesse una decisione, si deliberasse per esempio una legge.